Libero in 3 minuti, in super sintesi, come si presenta la giornata che inizia? I guardiani del faro. Allora, voi sapete qual è uno dei format classici quando la destra è al governo e la sinistra è all'opposizione. La destra fa una legge, la legge viene approvata dalle Camere, i passaggi successivi sono la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione, la promulgazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sistematicamente parte la cosa: Sergio non firmare, Sergio non firmare, Sergio non firmare. Sergio sarebbe il Presidente Mattarella, a cui sono diretti questi appelli. E però nella stragrande maggioranza dei casi il Presidente poi firma. Allora, prima la campagna è: Sergio non puoi firmare, non puoi firmare. Poi dopo che ha firmato, come gli stessi editorialisti farebbero una figuraccia, cioè, non potevano firmare, non potevano firmare. Questa volta, peccato che però loro fino a 3 giorni prima avessero invece sostenuto che si appellavano al capo dello Stato affinché non fosse compiuto questo sfregio, eccetera. Questa volta sull'autonomia c'è stata una variante, perché qualcuno ha cominciato: Sergio non firmare, Sergio non firmare. Ma 3 giorni fa, con una singolare telepatia, quindi deve esserci qualcosa di telepatico che raggiunge i quirinalisti dei principali giornali, quirinalisti corazzieri di carta, diciamo così, tutti hanno cominciato a dire che sì, il Presidente della Repubblica avrebbe firmato, ma si sarebbe preso tutto il tempo, si sarebbe preso 30 giorni, avrebbe usato una potente lente di ingrandimento, un microscopio ad alta precisione, avrebbe acceso un faro. Questa era l'immagine, il faro. Quindi come il faro del porto o il faro che nei telefilm viene utilizzato dall'ispettore di polizia per interrogare il presunto colpevole. Il faro del colle, il faro del colle, il faro del colle. 30 giorni dopo di che è successo? Il faro si è spento, ieri sera il Presidente ha firmato, in 3 giorni ha fatto la festa. E che fanno i faristi? Che fanno gli addetti al faro? I guardiani del faro di carta avrebbero dovuto scrivere questa mattina un messaggio ai lettori dicendo: cari lettori, vi abbiamo detto un'altra cazzata. E invece no, che fanno i faristi? Zac, cambiano schema e ti riparlano sempre del Presidente Mattarella e delle parole che ha pronunciato ieri ricevendo Giorgia Meloni e alcuni ministri alla vigilia del Consiglio europeo che si terrà oggi e domani. E il Presidente Mattarella ha detto: l'Europa non può prescindere dall'Italia. Tutti l'hanno letta come, diciamo, una circostanza in cui il Presidente faceva sponda al governo in una trattativa difficile in salita, come sappiamo. E invece che fanno i nostri faristi dopo essere stati sputtanati sull'altra vicenda? Dicono che la cosa non è un monito all'Europa affinché si comporti bene con l'Italia nella trattativa, ma è un monito alla Meloni stessa affinché non osi pensare di non votare la pietanza che le sarà servita dai cuori di Bruxelles. Ogni giorno un nuovo faro, ogni giorno un nuovo guardiano del faro, ogni giorno una nuova cazzata.